Buongiorno amici e amiche, benvenuti nel mio canale e nella mia cucina. Oggi prepareremo la marmellata di limoni senza buccia. Seguite la ricetta, ciao! Riempiamo una pentola d'acqua e mettiamo 4 barattoli a sterilizzare. Prima sterilizzerò questi. Ecco, ho messo i vasetti nella pentola, acceso il fornello, come bolle li lascio 10 minuti e poi spegnerò e li metterò ad asciugare a testa in giù. Questi sono i limoni bio, ma vedete la buccia non è molto, quindi li sbuccerò e li faccio senza buccia. Allora, ho lavato i limoni, inizio a sbucciarli. E dobbiamo togliere tutta la parte bianca, dobbiamo lasciare solo la parte della polpa e dobbiamo pesarne 2 kg, se ne dovete fare 2 kg, se no potete farne anche un po' di meno, 1 kg, e mettete metà dose. Togliamo tutta la parte bianca, proprio tutta, così iniziamo a fare delle fettine così sottili. E di ogni limone togliamo i semi, ok, e mettiamo in un contenitore. Questo non è. E lo facciamo per ogni limone. Ora vi faccio vedere il primo, poi al lavoro finito. È una cosa un po' lenta, però poi alla fine darà soddisfazione, perché la marmellata di limoni è veramente buona. Ok, quindi seguite la ricetta. Ecco qua. 2 kg di questo ci serve, di polpa di limone. Ecco a voi, questi sono 2 kg di limoni senza buccia e senza semi ovviamente. Allora, cosa fare? Ora prendiamo una mela, la tagliamo a cubetti e la mettiamo dentro i limoni. La sbucciamo, togliamo il torso e tutto l'interno con i semi, sbucciamo e tagliamo a cubetti dentro i limoni. Ok, ora cosa bisogna fare? Prendiamo lo zucchero, 650 g di zucchero, e lo mettiamo all'interno del limone e la mela. Sarebbero 650 g per ogni chilo. Ecco qua,
Ora mescoliamo un po' e poi mettiamo la pellicola e questo dovrà riposare almeno 2-3 ore. Mescoliamo per bene. Quindi sono 1300 grammi di 1,3 kg di zucchero per 2 kg di limoni. Ok, mettiamo la pellicola. Metto la pellicola. Così. Lasciamolo riposare 2-3 ore. Ok. Ho messo ad asciugare anche i vasetti che ho sterilizzato con i tappi. Ecco qua. Qui c'è i limoni e qua i vasetti. Passate le 2 ore. I limoni saranno così. Vedete quanto succo? Guardate. Quindi versare tutto in una pentola alta. Accendiamo il fornello. Versiamo tutto nella pentola. Mescolare ogni tanto. A 15 minuti di cottura prendiamo il mini pimer e frulliamo tutto. Ogni tanto date una mescolata. Passati 15 minuti, prendiamo la pentola, il mini pimer e iniziamo a frullare. Attenzione che è molto caldo. Dopo aver fatto sta purea, rimettiamo la pentola nel fornello. Facciamo cuocere altri 20 minuti. Dopo mezz'ora la marmellata è pronta. Ora la spengo e la metto nei vasetti. Intanto sto scaldando i vasetti in microonde. Cominciamo a mettere la nostra marmellata nei vasetti. Sembra liquida, ma poi si rassoderà. Sicuramente mi è scappato qualche seme, ma non importa. Ecco qua, ora riempio i barattoli e poi vi faccio vedere.
chiudiamo i barattoli. Brucia. Ah. Questi limoni sono biologici e devo dire che sono molto molto saporiti, che buoni. Qua si sente sicuramente il sapore del limone. A questo punto metto i barattoli della marmellata dentro l'acqua e le faccio bollire per altri 5 minuti e alla fine saranno pronti. Quando è pronto vi faccio vedere. Ecco qua le mie marmellate al limone, ne sono uscite 3 piene e una metà, che questa poi la apro subito e la uso. Vedi? Le lascio sfreddare a testa in giù, domani le metto al buio. Ecco, ho finito di fare la marmellata al limone senza buccia. Quindi, se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. Se volete, usate quel super grazie che trovate qua sotto e mettetemi qualche commento. Ciao, un bacio a tutti!